Buongiorno, benvenuti a tutti, scusate questo piccolo ritardo, comunque il direttore generale Paola Passarelli mi dicono che è arrivata, quindi ancora qualche piccolo minuto, intanto potete ammirare la straordinaria bellezza del posto dove vi trovate. Volevo soltanto introdurre brevemente che è il terzo anno consecutivo che questo premio importante e molto significativo proprio per l'apertura intellettuale e il colloquio tra le culture di vari paesi si svolge all'interno del Salone Monumentale della Biblioteca Angelica. Questo ci inorgoglisce, ci fa enormemente piacere che appunto per il premio sia stata scelta una sede stabile, fissa, e penso che questa biblioteca racconti da sola, soltanto guardando il patrimonio culturale che conserva, del perché della scelta di questo luogo privilegiato. E bisogna anche comunque brevemente ricordare che i padri fondatori di questa biblioteca, ossia il vescovo agostiniano Angelo Rocca, Olstenio e soprattutto Domenico Passionei, hanno contraddistinto la loro passione per i libri e per la ricerca e per lo studio, proprio indirizzandosi in buona parte della loro attività di bibliofili verso l'attenzione per le culture straniere. Quindi i Passionei, girando per più di 20 anni come per la sua missione e comunque frequentando i mercati librari più importanti d'Europa e raccogliendo quindi quel patrimonio inestimabile che viene oggi di più di 50.000 volumi, che viene oggi conservato proprio qui in questo salone, e Angelo Rocca che per primo si è interessato appunto alle culture e alle lingue straniere, soprattutto le lingue orientali. Infatti la biblioteca è ricchissima di questi fondi anche orientali, che hanno permesso oltretutto all'Angelica di essere per ben 2 volte presente a fiere internazionali del libro, sia negli Emirati Arabi che in Iran. Quindi questa, diciamo, vocazione dei nostri padri fondatori verso culture di altri paesi rende ancora più significativa la presenza in Angelica di questi premi nazionali. L'importanza appunto dello scambio culturale e quindi della traduzione delle lingue in modo che ci sia realmente questo passaggio e questa apertura, e quindi ancora una volta, ecco, ci tengo a dirlo, le biblioteche sono importanti proprio perché conservano questo patrimonio culturale e dimostrano come anche oggi possono essere veicoli importanti e fondamentali per la trasmissione e l'apertura e la trasmissione e il colloquio tra popoli di culture diverse. Ma non vi rubo altro tempo e passo la parola dando il benvenuto al nostro direttore generale. Credo forse sia la sua prima uscita ufficiale questa. Ieri, va bene. Allora, benissimo. Allora, grazie e passo la parola alla dottoressa. Ah, sì, grazie.
Allora, buongiorno a tutti. Per me è veramente un grandissimo piacere essere qui. Insomma, è un'esperienza, la mia prima esperienza in questo settore. Io sono veramente emozionata perché, insomma, avere la fortuna di avere degli interlocutori come voi, per me, insomma, veramente mi rende estremamente gioiosa. Allora, chiaramente quindi saluto tutti voi presenti, vorrei cominciare anche a salutare, non so se già è presente in sala, la dottoressa Rummo, che tutti sicuramente voi conoscete, insomma, che adesso, riveste un importante incarico, un altro incarico istituzionale. Tutti voi che, chiaramente apportate costantemente tutti i giorni il vostro apporto alla cultura e direi poi di iniziare concretamente appunto con la celebrazione. La location chiaramente è una location fantastica e quindi io ringrazio personalmente la dottoressa Terlizzi che con tanta passione e dedizione cura questo luogo che insomma sicuramente ha una rilevanza sicuramente nazionale ma forse anche internazionale. Allora, sento di rivolgere un doveroso saluto agli autorevoli componenti della commissione valutatrice, quindi al professor Franco Buffoni, presidente della commissione, e agli esperti professori che hanno svolto con cura e dedizione il difficile lavoro che i premi impongono: la professoressa Maria Cristina Asumma, il professor Michele Bernardini, il professor Riccardo Campa, il professor Luca Crescenzi, la professoressa Daria Galateria, Claudia Scandura. Ringrazio i rappresentanti delle associazioni di categoria qui presenti, la dottoressa Alessandra Chiappini dell'Associazione Italiana Traduttori e Interpreti, la dottoressa Evelyn Hermans, in rappresentanza di Unilingue, la dottoressa Marina Pugliano in rappresentanza del sindacato Strade e la dottoressa Loredano Lorenzo in rappresentanza della Direzione Generale Promozione Sistema Paese, ufficio terzo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il quale abbiamo sempre lavorato in strettissima collaborazione. I premi nazionali per la traduzione si inseriscono nell'articolato programma di progetti culturali promossi dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nel corso chiaramente di questi anni. Anche per l'edizione 2017 sono stati attribuiti i premi a traduttori e case editrici che, con professionalità e accuratezza nell'attività traduttoria, favoriscono lo scambio interculturale tra paesi diversi, generando cultura e abbattendo le difficili barriere create a volte proprio dalle differenze linguistiche. Il libro è dalla sua nascita veicolo di cultura, di trasmissione di valori e di civiltà. I libri sono una straordinaria ricchezza immateriale che alimenta la crescita umana e sociale. Dobbiamo coltivarli, dobbiamo allargare le opportunità. Cambiano i modi di produzione, cambiano le tecnologie e le piattaforme, cambiano i contenuti, ma ciò a cui non possiamo rinunciare è la ricchezza della scrittura e della lettura. Non possiamo privarci dei testi, con i saperi che trasmettono, i sentimenti che suscitano, le verità che ci svelano, il pensiero critico che mettono in circolo. Leggere non è solo una ricchezza privata, destinata al singolo individuo. Leggere è una ricchezza, una risorsa per la società, è un bene comune, è un antidoto all'appiattimento e davvero ossigeno per le coscienze. In questa edizione, come nella precedente, oltre agli 8 premi istituzionali, sono stati istituiti 2 ulteriori premi straordinari alla carriera, attribuiti ad un traduttore in italiano dalla lingua persiana e ad un traduttore in italiano dalla lingua russa. Questi riconoscimenti rinsaldano i rapporti culturali e di amicizia tra l'Italia, l'Iran e la Russia. Nel 2017 l'Italia infatti è stata ospite d'onore alla Fiera Internazionale del Libro di Teheran e quest'anno sarà ospite d'onore alla Fiera Internazionale del Libro Non Fiction che si svolgerà a novembre a Mosca. La Commissione ha inteso dedicare la manifestazione al poeta e slavista Angelo Maria di Pellino, il cui esempio è un invito a riflettere sull'operato di quei traduttori e case editrici
che spendono la vita e le proprie energie per una più libera circolazione delle idee al di sopra di tutti i confini geografici e politici. Quindi l'augurio di miglior successo è doppio, non solo per questa edizione, ma anche per le sfide future che ci aspettano e che sapremo affrontare con la responsabilità di chi può vantare un patrimonio unico e ha l'ambizione di accrescerlo e renderlo sicuramente sempre più interessante e accessibile a tutti. Allora, dopo questa piccola, insomma, deduzione, io passerei la parola al professor Franco Buffoni, che appunto ci ha onorato della sua presenza in qualità di presidente della Commissione per i Premi Nazionali. Grazie. Grazie e anche da parte mia gli auguri più caldi al nuovo direttore, la dottoressa Passarelli, un lavoro proficuo. Io sono molto contento di essere qui nuovamente perché risale al 1994, quindi a 24 anni fa, quando venni premiato per la rivista Testo a Fronte, che continua ad uscire. E da 24 anni, dopo essere stato premiato 24 anni fa, una commissione dove c'erano Benedetto Marzullo, Agostino Lombardo, eccetera, mi chiesero di entrare in commissione, tuttora ci sono, ecco, quindi è per me vitale, insomma, sono 25 anni che frequento questo posto, anzi allora le premiazioni venivano al Quirinale, ricordo di essere stato premiato dal presidente Scalfaro nel 94. Poi facemmo premiazioni al Quirinale col presidente Ciampi, ricordo quando venne premiato Allen Mandelbaum, traduttore americano della Divina Commedia, il presidente Ciampi, che era normalista della classe di lettere, era commosso all'idea di avere un traduttore completo della Divina Commedia. Questa commissione agisce su più linee con un convincimento, quello di incontrare la qualità, di sposarla e di promuoverla, da qualunque parte provenga, e le aree linguistiche sono le più disparate. Siamo tenuti ad una linea, rigida per quanto riguarda i primi quattro premi, che sono un traduttore italiano, un traduttore straniero, una casa editrice italiana e una casa editrice straniera. Siamo liberi di scegliere per i quattro premi speciali, anche tra iniziative, giovani traduttori, traduttori stranieri, case editrici, possiamo quindi premiare le eccellenze. E poi abbiamo quest'anno questi due premi speciali importanti, come è stato ricordato, che riguardano le due fiere del libro, quella di Teheran che si è svolta quest'anno e quella di Mosca che si svolgerà, che si è svolta nel 17 e quella di Mosca nel 18. Quando valutiamo, teniamo presente anzitutto la qualità delle traduzioni. Quindi il nostro compito è anzitutto tecnico, valutare qualitativamente. E poi però c'è anche, per quanto riguarda le case editrici, una considerazione d'ordine più vasto, e cioè a dire la congruità del catalogo. Se la casa editrice ha un progetto, se questo catalogo nel corso degli anni ha in qualche modo corrisposto al progetto e se è propositivo per quanto concerne il futuro. Quindi non si guarda soltanto tecnicamente alle traduzioni, ma anche all'impianto editoriale della casa editrice. Poi entreremo nello specifico leggendo le motivazioni delle case premiate. E anche un altro aspetto non da sottovalutare è la correttezza nei rapporti che le case editrici hanno con i traduttori. Che esistano dei contratti, che questi contratti vengano onorati. È molto importante per noi la dignità del traduttore. È un aspetto che desideriamo sempre sottolineare. A questo punto credo che se la dottoressa benintende mi dà il via, possiamo passare a premiare Ah, allora facciamo prima la prolusione su Ripellino. Va bene. Allora, la prolusione su Angelo Maria Ripellino fatta dalla collega Claudia Scandura.
Io sono molto onorata di far parte di questa commissione, ma soprattutto sono molto onorata di essere stata allieva di Angelo Maria Ripellino. Ricordo che proprio quest'anno ricorrono 40 anni dalla sua scomparsa. Permettetemi di iniziare questo ricordo di Angelo Maria Ripellino a 40 anni dalla sua scomparsa con le parole di due poeti, entrambi premio Nobel per la letteratura. Quelle di Eugenio Montale, che nella recensione all'antologia Poesia russa del Novecento scrisse sul Corriere della Sera. È un libro senza dubbio molto serio e bisogna essere grati a Ripellino per averci fatto conoscere poeti a noi ignoti, Chlebnikov, Marina Tsvetaeva e soprattutto Majakovskij, che avevamo mal giudicato dalla lettura di un suo poema su Lenin, più agiografico che poetico. E quelle di Boris Pasternak, tratte dalla sua prima lettera a Ripellino del 29 luglio 1955. Ho appena ricevuto la vostra splendida antologia, il vostro regalo inestimabile, le vostre traduzioni ispirate che ho letteralmente divorato, donano una seconda vita ai versi, grazie alle vostre scelte, vivaci, espressive e audaci. Vi sono debitore per tutta la vita per la vostra introduzione. Il gusto innato che mostrate nella vostra scelta è straordinario. Conoscete i fatti letterari del nostro mezzo secolo molto meglio di noi, me compreso. All'antologia del 1954, rielaborazione della tesi di laurea, seguirono le traduzioni delle poesie scelte di Pasternak, di Chlebnikov, che colpiscono il lettore per l'inventiva e la maestria del traduttore. Poi quelle di Alexander Blok, il romanzo Pietroburgo di Andrei Bieli, l'antologia Nuovi poeti sovietici, i drammi di Chekhov, il Gabbiano e Zio Vania. Riflettono l'interesse di Ripellino per il teatro, i volumi Majakovskij e il teatro russo d'avanguardia e quello che è forse il suo capolavoro, il romanzo saggio Il trucco e l'anima, i maestri della regia nel teatro russo del Novecento, per il quale fu insignito del premio Viareggio nel 1965, ma anche le più di 200 recensioni teatrali scritte per la rubrica che teneva sul settimanale L'Espresso. Studioso instancabile e curioso, Ripellino ha scritto saggi su Pushkin e Dyerzhavin, su Dostoevsky e Aksakov, su Gogol e Chekhov, oltre a un caleidoscopio di altre pubblicazioni. Letteratura come itinerario nel meraviglioso, saggi in forma di ballate, divagazioni su temi di letteratura ceca, russa e polacca. Contengono intuizioni geniali, riferimenti alle arti figurative, alla musica, in una girandola di associazioni che illumina il discorso critico, gioioso e scoppiettante, e mai pedante e accigliato. Ripellino non amava quelli che lui definiva i trappisti del metodo critico e aveva il dono di saper rendere interessante il fatto più astruso, di aprire davanti a lettori e ascoltatori abissi insondabili, facendo collegamenti arditi e inattesi. Così come la cultura russa, Ripellino amava quella ceca e l'ha fatta conoscere al lettore italiano con la storia della letteratura ceca contemporanea, con le traduzioni di poeti che sono la spina dorsale della letteratura del Novecento, Halas, Holan, Nezval, Seifert, con saggi e soprattutto con Praga Magica, un'opera ricca di suggestioni che immerge il lettore nell'atmosfera del ghetto praghese, che lo conduce per i vicoli di Malastrana, alla ricerca del golem, della Camera delle Meraviglie di Rodolfo II. In Cecoslovacchia, come allora si chiamava il paese, Ripellino soggiornò ripetutamente, finché non gli fu precluso l'accesso, dopo l'occupazione russa dell'agosto del 1968, per i reportage che in quei giorni scrisse da Praga. Un anno prima, nel 1967, lo studioso era stato dichiarato persona non grata dalle autorità sovietiche per aver pubblicato sul settimanale L'Espresso I topi del regime, articolo in cui, riferendo le proprie impressioni sul quarto congresso degli scrittori dell'Unione Sovietica, aveva definito unica luce nelle tenebre fitte del congresso la coraggiosa lettera di Aleksandr Solženicyn sulla censura. Durante questo ultimo soggiorno in Russia, Ripellino aveva reso omaggio alla tomba di Pasternak, da lui conosciuto a Peredelkino nel 1957.
Angelo Maria Ripellino è stato storico della letteratura, critico letterario, teatrale e d'arte, autore di articoli e recensioni sul cinema, prosatore, traduttore, pubblicista, professore venerato e stimato dai suoi studenti. La poesia era l'humus di cui si nutriva, conferiva un significato singolare ai colloqui che egli intratteneva con gli amici, ad ogni suo gesto, lo rendeva un maestro di scherzi sagaci dalla fantasia inesauribile. Le sue traduzioni perciò non vanno annoverate fra quelle accademiche, ma fra quelle che, pur nell'assoluto rigore e accuratezza, rendono con eleganza i funambolismi linguistici degli autori. Diffidava delle regole fisse, ma anche della troppa libertà nel tradurre. Alla lingua di partenza voleva sempre conservare un infinitesimo margine di preminenza. E solo lui, padrone e domatore di entrambe le lingue, poteva permettersi certi giochi di equilibrio e di rischio, come ad esempio nella traduzione delle poesie di Chlebnikov. Un esercizio di bravura ineguagliabile. Il brillante slavista era innanzitutto un poeta, anche se come tale non ebbe per lungo tempo alcun riconoscimento. In seguito, la consapevolezza di tale ingiustizia prenderà forma poetica nelle pagine della sua raccolta Notizie dal diluvio, il suo terzo libro di poesie. Slavista, mi gridano donne con frappe sul capo. Slavista, mi assalgono omini violacei. Slavista, mi strilla un rez-de-chaussée spelacchiato. Slavista, mi frusciano i fiumi di Piazza Navona. Slavista, mi beffano da un carro funebre. Chiedo perdono, è deciso. La prossima volta farò un altro mestiere. Certo che se avesse deciso di fare un altro mestiere, coloro che egli tradusse e di cui scrisse, Pushkin, Yesenin, Mandelstam, Pasternak, Tsvetaeva, solo per fare alcuni nomi, il martirologio della poesia russa sarebbe stato di alcune righe più breve e inoltre Ripellino non avrebbe scritto del fiumicello nero in riva al quale fu mortalmente ferito Pushkin. Duello. Sulla neve un rosso punto, nera caverna della ferrovia, che porta nell'orco il poeta defunto, l'africano di Pietroburgo, e così sia. La traduzione lascia nella scrittura poetica una traccia vitale, un momento etico, fondante di un percorso artistico e umano. Alcuni degli accenti più originali della poesia russa e ceca sono avvertibili nei suoi versi. Basti pensare alla sua ultima raccolta, Autunnale Barocco, premio Prato nel 1977, e ai drammi lirici di Bloch, e agli accordi di Halas, alla fortezza di Alvernia, e al poema Nuvola in calzoni di Majakovskij, alle notizie dal diluvio e all'acquazzone luminoso dei versi di Pasternak, a Sinfonietta, una sorta di diario in cui si intrecciano eventi pubblici e privati, e all'incisività del verso di Marina Tsvetaeva. Negli ultimi tempi, ormai gravemente malato, Ripellino amava ripetere i versi di Majakovskij. Anche la vita passerà, come sono passate le isole Azzorre. E la vita è passata, ma è rimasto ciò che egli ha scritto, le sue traduzioni e le sue poesie. E con una di esse, che mi pare in qualche modo profetica, vorrei concludere queste brevi note. Fra 200-300 anni la vita sarà migliore, ma intanto noi siamo ormai alla frontiera. Senza gli angeli di Elohim precipita la scala del Novecento e il 2000 già sventola la sua bandiera per coloro che sono sicuri di entrarvi. Io resterò da questa parte, in questo buio, in questo viluppo di meschinità e di bisogno, senza conoscere il terzo luccichio del futuro. A me sarà bastato visitarlo nel sogno, come uno sciamano che scenda con piatti e sonagli nel reame dei morti a conversare coi lemuri. Resterò sulla soglia come un reprobo, come uno spergiuro. Perché, scusatemi posteri, che freddo, che vitreo deserto, che uniformità, che sbaragli soffiano da quel futuro. Grazie. Grazie. Grazie professoressa Scandura per la sua prolusione che comunque ci ha dato tante emozioni, la ringrazio vivamente. Anch'io mi sono molto emozionata a ricordare Ripellino, come mi emoziono sempre.
e vi ringrazio di avermi ascoltato. Grazie a lei. Allora, direi che possiamo cominciare effettivamente, no, a dare seguito alla premiazione, e quindi passerei la parola alla dottoressa Angela Benintende, appunto, che è il dirigente che si occupa anche di questa attività, per andare insomma con la seconda parte, quindi della premiazione. Grazie a tutti ancora. Grazie direttore, buongiorno a tutti, benvenuti, grazie di aver accettato l'invito a questa giornata veramente molto importante per la cultura italiana e per il mondo delle traduzioni, sia per il settore traduttorio che per il settore delle case editrici che in questo ambito agiscono e lavorano. Innanzitutto grazie alla professoressa Scandurra che ci ha fatto conoscere un multiforme ingegno, Ripellino, slavista, saggista, critico teatrale, poeta, anche se riconosciuto, come diceva anche la professoressa, solo recentemente. Insomma, una scrittura pirotecnica per iniziare il nostro questi premi, questa concezione di premi, una scrittura pirotecnica, una spruzzata di avanguardismo, una manciata di futurismo, un pizzico abbondante di poesia crepuscolare, il tutto reso con delle arditissime peripezie linguistiche di cui abbiamo avuto un saggio dalla professoressa Scandurra. Volevo far presente al pubblico in sala che abbiamo qui tra noi anche dei rappresentanti della Repubblica della Bulgaria in Italia, dell'Ambasciata della Repubblica Bulgaria in Italia e dell'Ambasciata di Francia in Italia, che ringraziamo per essere presenti in quanto saranno premiati a proprio dei traduttori in queste lingue. Ringrazio anche in particolare la collega, la consigliere Lucia Pasqualini, che è con noi in rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ci affianca in questa attività, infatti un membro della commissione di cui avete qui una parte degli esperti è proprio un rappresentante del MAECI, la Direzione Generale Sistema Paese, se non ricordo adesso è stata rinominata, il settore è il Servizio Settimo, dico bene? Bene. Bene, a questo punto possiamo cominciamo con i premi alla carriera per l'anno 2017, sono due: premio alla carriera al professor Carlo Saccone, traduttore dalla lingua persiana alla lingua italiana, legge la motivazione del premio il professor Michele Bernardini, che chiedo di raggiungermi qui al leggio. Grazie professore. Da anni Carlo Saccone si dedica con passione alla letteratura persiana medievale, con un taglio originale e un numero cospicuo di opere tradotte. Dotato di rigore e metodo, Saccone ha compiuto nel corso degli anni una scelta che alterna studi specifici destinati in particolare al sufismo e all'epica, alla traduzione dei testi. La sua versione del canzoniere di Hafez, il libro del coppiere, fu oggetto di vivo interesse quando apparve nel 1998, anticipando la riscoperta di questo autore in Italia da parte di altri autori, come Giovanni Derme, e in Francia di Charles-Henri de Fouchécourt. Nel corso degli anni, la produzione di Saccone ha avuto un incremento notevole, con la pubblicazione di diverse opere di Fariduddin Attar, autore persiano del XIII secolo, di cui Saccone ha saputo rendere con capacità il tenore poetico, come nella Rosa e l'Usignolo del 2003, e la potenza narrativa, come nel Verbo degli Uccelli, oggetto di varie ristampe, l'ultima nel 2013. Saccone ha tradotto un Masnavi epico con capacità, scegliendo uno dei due romanzi alessandrini di Nesami di Gangé, Il libro della fortuna, apparso nel 1997. Altre opere inedite, pressoché sconosciute in Italia, come Il libro della luce di Nassiri Khosrow, hanno
conosciuto una loro versione in italiano grazie a Saccone, che ha saputo rendere il complesso stile di questo autore con grandissima finezza poetica. Si potranno qui segnalare ancora diverse altre traduzioni, come Ahmad Ghazali, Ansari di Herat, che forniscono un'idea importante della spiritualità persiana di ambiente sufi. Infine merita una menzione particolare la traduzione di una complessa opera di Sana'i, Il viaggio nel regno del ritorno, capolavoro dell'escatologia musulmana, pubblicato nel 1993, opera alla quale Saccone diede anche mostra di grande acume comparatistico. Lui stesso, d'altronde, ha prodotto una versione del libro della Scala di Maometto che, pur pertinente tangenzialmente con gli studi persianistici, costituisce una prova ulteriore della poliedricità di questo traduttore colto. Prego. Professore, prego, si accomodi per la premiazione. Riceve il premio dalle mani del direttore generale. Ringrazio Michele Bernardini per le generose parole che quasi mi mettono in imbarazzo. E anche questa giuria e questo premio, che mi pare non sia il primo anno che dedica una certa attenzione all'area iranistica, se non mi sbaglio, che certamente fa piacere a noi iranisti, ma va anche, vero, ad onore, insomma, del lavoro di questo premio, che, come segnalava prima la direttrice, da sempre, insomma, ha mostrato un'attenzione a 180 gradi, insomma, sulle letterature del mondo. E qui, in un minuto, volevo soltanto ricordare due figure per me particolarmente importanti. Innanzitutto quella di Alessandro Bausani, che molti di voi conosceranno, che è stato un grandissimo, grandissimo islamologo, oltre che iranista, autore di straordinarie traduzioni di Nezami, di Rumi, di Muhammad Iqbal, di cui noi iranisti della mia generazione, di quelle successive, abbiamo ammirato, vero, il grande rigore, la grande capacità anche di trasmettere, vero, la passione, insomma, per questo campo di studi. E Bausani non fu soltanto, vero, un iranista, cui si deve forse la più apprezzata traduzione del Corano oggi disponibile nella nostra lingua, per la Rizzoli, mi pare, uscita in varie ristampe. Questa persona a cui così volevo dedicare un pensiero è Giovanni Maria Derme, che è stato il mio maestro ormai in anni lontani, parliamo degli inizi degli anni 70, persona di cui coloro che l'hanno conosciuto, ovvero, hanno potuto apprezzare la grandissima umanità, e per quanto mi riguarda è la persona che, ovvero, che mi ha dato la spinta iniziale, oserei dire il calcio iniziale, senza il quale in qualche modo la mia carriera di studioso, di traduttore, probabilmente non sarebbe iniziata. Si potrebbero dire tante altre cose, ma vorrei qui chiudere. Grazie ancora a tutti. Che oggi qui ci onora anche della propria presenza il professor Joan Carlos Rece, che nel 2013 è stato premiato con un premio nazionale e che quindi oggi ha il prestigioso incarico di direttore dell'Istituto Cervantes. Quindi volevo ringraziarlo personalmente. E se possiamo ancora andare a continuare. Grazie.
Quindi complimenti ancora al professor Saccone. Spesso capita di leggere testi, specialmente quelli di letteratura orientale, tradotti non direttamente dalla lingua originale, ma per il tramite di un'altra traduzione, di solito in lingua inglese. In questo modo è facile perdere la ricchezza culturale della lingua originaria. Non è questo il caso della traduzione proprio del professor Saccone, e di questo lo ringraziamo. Premio alla carriera alla professoressa Ornella Di Scacciati, traduttrice dalla lingua russa alla lingua italiana. Legge la motivazione del premio la professoressa Claudia Scandurra. Allieva di Serena Vitale, sotto la cui guida ha iniziato la sua attività di traduttrice letteraria, Ornella Di Scacciati è una studiosa che da anni contribuisce con grande cura, finezza interpretativa e straordinarie capacità espressive alla conoscenza della letteratura russa, traducendo preferibilmente autori moderni, cui ogni volta ha saputo dare nuova e mirabile vita. Questo è il caso di Cevengur, il capolavoro di Andrei Platonov, pubblicato integralmente in Russia solo nel 1988. Tradurre Platonov è certamente opera ingrata, non solo e non tanto per le difficoltà linguistiche dell'originale, quanto per l'ineludibile necessità di coglierne il ritmo, l'atmosfera, il continuo magmatico fluire. Ma Di Scacciati si dedica con passione e rigore alla divulgazione di questo impervio autore e presenta un'ammirevole versione anche del romanzo incompiuto Mosca Felice. Degna di grande rilievo è la riproposizione del capolavoro di Aleksandr Solženicyn, Una giornata di Ivan Denisovich, la prima opera a raccontare la vita del Gulag e a farlo dal punto di vista della grande letteratura russa, nel solco di Tolstoj e Dostoevskij, ma usando una prosa ellittica e spigolosa, piena di espressioni di registro basso. Un capolavoro stilistico che viene messo a fuoco dalla sua nuova traduzione, basata sull'edizione definitiva, riveduta e corretta dall'autore. Non meno importanti sono le altre opere presentate, Lettere allo scrittore di Mikhail Zoschenko, in cui Di Scacciati riesce a far risuonare le note amare della satira e i testi dedicati alla provincia russa, un tema fra più interessanti nel panorama della produzione culturale russa contemporanea. Professoressa Di Scacciati, prego, venga a ritirare il premio nelle mani del direttore generale Passarelli. Buongiorno a tutti. È per me un vero onore ricevere questo riconoscimento e vorrei innanzitutto ringraziare la Commissione per la generosità con cui ha considerato il mio lavoro, cogliendone appieno lo spirito. Nelle scelte degli autori da proporre e tradurre, sono sempre stata animata dal desiderio di dare voce ad autori cosiddetti difficili, talvolta immeritatamente poco noti, talvolta presentati al lettore italiano in versione che non ne rispettavano la volontà o non adeguatamente curate. Ogni mia pubblicazione è dunque partita da una scommessa con me stessa, con l'editore, con il pubblico italiano, oltre che dal desiderio di creare un ponte per accedere alla cultura di quel paese complesso e meraviglioso, pur con tutte le sue contraddizioni, quale è la Russia. Ed è per questo che desidero altresì ringraziare quelle case editrici che mi hanno dato fiducia, scommettendo su autori, magari immeritatamente, ritenuto poco vendibili. Credo che questo premio non debba essere inteso come un riconoscimento circoscritto alla mia persona, ma sia un'attestazione importante, autorevole, da parte del Ministero dei Beni Culturali, che ha dimostrato di apprezzare azioni innovative per avvicinare culture e letterature lontane. Forte di questo importante riconoscimento, sono pronta a proseguire più fiduciosa nel cammino intrapreso. Grazie a tutti. Della professoressa Di Scacciati come lettrice.
ho particolarmente apprezzato le pagine introduttive ai testi di cui ha curato la traduzione. Sono pagine profonde, attente al contesto storico e politico, come diceva proprio lei, in cui il libro è nato e si è formato, con le note accurate e con l'intento fortemente perseguito e proprio raggiunto di fare sì che il lettore arrivi al testo che si sfoglia davanti ai suoi occhi preparato. E di questo come lettrice personalmente le sono grata. Bene, passiamo adesso alle premiazioni dei premi ordinari, i quattro premi ordinari, come diceva il presidente Buffoni, e quattro premi maggiori e quattro premi speciali, così come citati nella normativa e nella circolare del bando. Più volte c'è stata una discussione molto viva e molto accesa all'interno della commissione, perché questa differenziazione nella definizione premi speciali e premi maggiori può dare adito a interpretazioni le più varie. Cercheremo con le prossime circolari di trovare una denominazione che sia più consona e più adeguata. Per il momento questa circolare abbiamo, questo atto pubblico abbiamo e a questo ci dobbiamo attenere. Quindi premio maggiore al professor Michael Rösner, mi scuso per la pronuncia, ho preso ripetizione Michael Rösner, ma non sono riuscita, tutta mia, colpa mia, non del docente che mi ha fatto ripetizioni, che è il professor Buffoni, con cui mi scuso. Traduttore dalla lingua tedesca all'italiano, legge la motivazione del premio il professor Riccardo Campa, il decano della commissione, in quanto il nostro germanista, il professor Luca Crescenti, per problemi connessi a impegni di lavoro non ha potuto essere presente e se ne scusa. Grazie professor Campa. Michael Rösner, professore di letteratura e romanze all'Università di Monaco di Baviera e italianista di altissima reputazione, uno dei massimi studiosi di Pirandello fuori dall'Italia, presenta un'ottima traduzione in lingua tedesca di Vecchia e i giovani di Luigi Pirandello, apparsa come 14° volume delle opere complete dell'autore agrigentino, da lui curate per i tipi della casa editrice Profilein del 2000. Una monografia pirandelliana legata alla domanda, che è parte integrante dell'edizione delle opere, si può leggere anche, almeno in parte, come un commento alla traduzione. Indiscutibile è la competenza del traduttore, che risolve egregiamente anche i problemi posti dalla qualità teatrale dei dialoghi e dalla loro complessa sintassi, nonché dai versi che compaiono nel romanzo e dal linguaggio colloquiale abilmente reso con un impasto brillantemente riuscito di chirurgiche conservazioni dell'originale e termini anche rari o ardui ottimamente tradotti. Se inoltre Rösner ha il merito di restituire in tedesco il romanzo pirandelliano in tutta la gamma delle sue trovate linguistiche, nel costante rispetto della lettera e dei contenuti dell'originale, ha poi il merito, come curatore dell'edizione complessiva delle opere pirandelliane e come biografo, di avere offerto al pubblico un'immagine nuova e profonda dell'autore siciliano. Sì. Va bene, sì. Funziona il microfono. Allora, se mi permettete, voglio ringraziare offrendovi un inedito di Luigi Pirandello che ho trovato per caso e che casualmente era in tedesco. Dunque l'ho dovuto tradurre in italiano e, come sapete, l'italiano non è la mia lingua nativa, allora se sbaglio volete scusarmi. E non vi leggo tutto perché sarebbe troppo lungo. Si chiama Un dialogo tra il gran me e il piccolo me del mio traduttore. Comincia all'entrata di una biblioteca nella capitale italiana. Scala di marmo, tappeto rosso. Il piccolo me sale correndo, traspira e cerca di non traspirare. Il gran me si ferma ogni due scalini e guarda distrattamente le statue. Piccolo me, potresti farmi il piacere di sfrigarti? Stanno per cominciare. Senza di me non cominceranno.
Possibile, ma tu farai come sempre una pessima figura. Fammi il favore di aggiustare la nostra cravatta. Non ha senso. Se tu corri così, il nodo si sposterà di nuovo. Non capisco perché hai tanta fretta. Ma se oggi ti daranno un bellissimo premio dello Stato italiano? A me? Ma, scusami, ma i premi sei sempre tu a riceverli. A me non me ne importa per niente. Ma sei tu che ne sei responsabile. Un meritato riconoscimento dei tanti anni del tuo lavoro al servizio dell'opera di Luigi Pirandello. Mi pare giusto, mi pare bello, mi pare che te lo sei meritato, basta. Carissimo, non metterti a fare tu il poeta adesso. Puoi star sicuro che non ho sognato alcun premio mentre passavo le notti in bianco per finire a tempo il manoscritto dei 18 volumi. E in Pirandello le onorificenze appaiono normalmente come una beffa crudele del destino. Ti ricordi la novella Al merito civile? C'è un marito cornuto, emarginato, disprezzato dall'intera città, che cerca di ottenere in qualche modo un riconoscimento del proprio valore. Alla fine salva una persona che sta affogando in mezzo al mare in tempesta per guadagnarsi così un'onorificenza. Quando però arriva alla spiaggia con l'uomo che ha salvato, si rende conto che è l'amante di sua moglie. Beffe della vita e della morte, caro. Chi se ne frega di onorificenze, di premi, di missionario? Ma piantala una buona volta. Nel tuo caso non si può parlare di beffa. Lo so, ma mi pare quasi una mortificazione se uno che ha ricevuto tanti regali da una determinata cultura per tutta la sua vita poi debba beccarsi anche un premio di questo paese al quale dovrebbe essere grato lui, un riconoscimento che si è meritato soltanto per essersi lasciato colmare di doti fin dai primi anni della sua infanzia. Ho capito, stai parlando del mare e dei castelli di sabbia quando eravamo piccoli. No, questi erano piuttosto cose tue. Per me era il suono della lingua straniera e poco dopo così familiare, la musica che era nell'aria. Va bene, mi ricordo la poesia che hai scritto, ma la nostalgia di paesi lontani è un sacco vuoto, caro. Il fatto che tu ci hai messo l'Italia mi ha obbligato a studiare nelle vacanze perché tu dovevi per forza imparare una lingua che non si insegnava a scuola. Non ti ha fatto danno studiare un po'. E poi a te ti piace sempre esporti alla gente. Ti ricordi quando nell'86, in occasione del cinquantenario della morte, organizzai un convegno su Pirandello a Vienna? Allora invitasti tutta quella gente a casa nostra e mandasti via il nostro primo figlio, che sta adesso qui, di un anno soltanto, per farti ammirare. Del resto, se qualcuno se l'è meritato questo premio, è la nostra famiglia, che sempre ha fatto buon viso alle nostre follie. Piccolo me, eccezionalmente ti devo dar ragione. Ti ricordi quando abbiamo conosciuto nostra moglie, amava follemente la cultura francese? Ma non è una cattiva scelta. E tu me l'hai fatta trascinare attraverso tutti i monumenti romani per entusiasmarla per l'Italia, un programma da pazzi. E con poco esito, vero? La cosa che più gli piacque a Roma fu un oldtimer inglese parcheggiato in una via del centro storico. Sì, però poco a poco, oggi sogna addirittura di trasferirsi in Italia per amore di questo paese. Il fatto che tu sei riuscito a farla cambiare opinione così tanto, questo mi sembra il successo più grande della tua venerazione per la cultura italiana. Sì, ma trasferirci non è possibile. Viviamo a Vienna e lavoriamo a Monaco di Baviera. Ma tu sai benissimo cosa ti rende Monaco così simpatica. Stai parlando dei padroni dei nostri ristoranti italiani? Sì, da Riccardo, passando per Giovanni, fino a Pasquale, vero amico, con i nostri anfitrioni italiani noi due abbiamo una specie di famiglia sostitutiva a Monaco. Se parliamo del cibo, questa è competenza tua. Ma non è soltanto il cibo, è il calore umano, la congenialità, la simpatia che diventa tangibile nelle tre frasi scambiate tra l'insalata e la pasta. Ma basta, è mostruoso che tu faccia dire queste cose a me. Io sono il piccolo me, la lode delle cose spirituali è competenza tua, caspita. Oddio, io avrei da ringraziare ancora di tante altre cose l'Italia, ma i ringraziamenti troppo lunghi sono una condotta inappropriata. Dunque è competenza tua, caro. Il piccolo me può darsi,
Ma io sono felice di questo premio proprio perché dobbiamo ringraziare l'Italia di molte cose. Potrebbe essere vanità esserne felice, potrebbe essere addirittura puerile, ma mi permetto di ricordarti la fine di uno dei dialoghi tra i due me di Pirandello. Cito: ma se la terra ti sembra veramente in codesto tuo mondo così piccola e misera cosa, non stimi tu che io abbia più diritto di viverci che tu? In certi momenti, credi, mio caro, la tua grandezza mi fa proprio pietà. E in certi altri mi domando se io nel mio piccolo non sia poi più grande di te. Dunque, aggiustati la cravatta e ringrazia come si deve. Ci siamo capiti? Il gran me si aggiusta la cravatta e ringrazia. Complimenti. Professore, la ringraziamo per questa deliziosa e preziosa chicca, non solo per la partecipazione nella lettura e il dialogo veramente molto teatrale, ha reso un vero Pirandello, tutto da solo ha fatto due parti in commedia, ma anche perché ha tradotto questo testo in origine in lingua tedesca. Ironia della sorte, Pirandello stesso aveva riflettuto ripetutamente sul concetto della traduzione, ne abbiamo sentito un pezzetto, sia tra le culture che tra i generi letterari, e lui stesso agiva da traduttore tra questi contesti. Pirandello, tra l'altro, è uno degli autori più tradotti, ma è necessario ritradurre le opere canoniche, perché le traduzioni, come ci hanno insegnato i membri della commissione in questi anni, invecchiano molto più rapidamente dei testi originali. Quindi grazie, professor Resner. Prima di annunciare il secondo premio, il premio maggiore, volevo ringraziare la dottoressa Flavia Cristiano, direttrice della Biblioteca Angelica, che ci ha raggiunto questa mattina, grazie per essere con noi, e vedo anche tra il pubblico, e mi fa molto piacere vederla, la moglie del professor Sermonti, che 2 anni fa, se non sbaglio, è stato premiato con uno dei premi traduttori. Grazie per essere qui con noi. Premio maggiore alla professoressa Paola Decina Lombardi, traduttrice dalla lingua francese alla lingua italiana. Legge la motivazione la professoressa Daria Galateria, che chiedo di raggiungere. Grazie. Studiosa di fama, specialista di Balzac e delle avanguardie storiche, Paola Decina Lombardi, in una più che trentennale attività, ma non si vede, ha tradotto dal francese, sempre con dense introduzioni, opere di Rétif de la Bretonne, di Balzac, di cui ha scoperto un inedito nel frattempo, di Roussel, per cui è stata ricevuta tra i membri del Collège de Pataphysique, di Georges Rodin-Bach, di Cocteau, di René Crevel, Julien Gracq, Colette, Michel Tournier. Rilevante la trasposizione in italiano, spesso inserita in sezioni antologiche di saggi innovativi, o introdotta ad ammirabili ricostruzioni storico-critiche di molti testi surrealisti, di cui anche qui alcuni rari o addirittura inediti. Nelle numerosissime traduzioni in prosa è pregevole la restituzione in piena aderenza delle forme narrative più diverse, musicalità dello studio passionale in Rodenbach, l'astrazione logica in Roussel, la colloquialità del primo Balzac, il registro memorialistico o di realismo romantico degli scritti successivi del romanziere. Ma è soprattutto nella traduzione di poesia con centinaia di titoli che si evidenzia la qualità della resa di Paola Decina Lombardi. Dalle metriche regolari di Georges Rodin-Bach, trasferite con ritmi lunghi, versi di 14 e 13 sillabe alternati, che restituiscono la mistica cantilena del poeta d'amore, alla cadenza modernista ma ricca di risonanze tradizionali di Aragon, alle modalità insistenti e argomentative dei versi di Breton. Paola Decina Lombardi ha tenuto corsi universitari di master in traduzione, ha svolto sui giornali e altri media, anche presso questo ministero, un'intensa e elevata attività di promozione della cultura francese in Italia, per cui la ringraziamo. Non credevo. Allora,
non credevo di essere così emozionata, ma lo sono. E anch'io, come gli altri, provo un grande sentimento di gratitudine, innanzitutto per l'esistenza di questo premio prestigioso, istituzionale, che riconosce un lavoro ancora, come dire, troppo poco riconosciuto, valorizzato, che è un lavoro faticoso, ma soprattutto la traduzione letteraria è una passione, penso, e sono grata appunto soprattutto anche a una giuria tanto qualificata, e che apprezzo perché conosco le opere dei commissari e credo di condividere, diciamo che ci accomuna in qualche modo la passione per lo studio, per la letteratura e per la trasmissione, una trasmissione della cultura non esclusivamente scolastica, accademica, ma aperta e veramente aperta appunto a degli sconfinamenti interdisciplinari. Detto questo, avevo delle idee, ma insomma andrò così, perdonatemi spontaneamente. Allora, il mio ricordo in questa occasione non può non andare ai maestri e soprattutto a Giovanni Macchia. Mi ha emozionato il ricordo di Claudia Scandurra, di Ripellino, perché Macchia è stato un grande maestro, non era un traduttore e per me è stato il maestro che ha alimentato, arricchito, accresciuto l'interesse per la letteratura francese, che per me insieme a quella russa è stata la prima letteratura dell'adolescenza e dei primi anni. Allora, per dirvi cosa Macchia riteneva che la letteratura francese fosse la più libera, fosse vi si potesse trovare una lezione di libertà. E per esprimere quello che per me è stata la letteratura in genere, ma soprattutto quella francese, userò le sue parole, non voglio... Lui scrive negli anni dell'attesa, che è stato un po' una biografia intellettuale, scrive: «In quegli anni giovanili la letteratura mi si configurò non solo come problema di natura formale, la letteratura indicava un modo per dare senso alla vita e la vita prendeva un senso dalla letteratura». Ecco, è questo e l'importanza che per me ha avuto la traduzione è stato proprio il legame, è stata imprescindibile con lo studio, l'interpretazione della letteratura e anche la trasmissione. Io ho imparato a tradurre sul campo perché all'epoca non c'erano né cattedre di traduzione né scuole di, né scuole di traduzione. Ho imparato sul campo grazie a un grande editor, redattore di Einaudi, che era Guido Neri, che poi è diventato ordinario a Bologna. E, però io dalla mia parte, dalla conoscenza scolastica della lingua, anche se approfondita, avevo una conoscenza dell'autore così ampia, del contesto, della critica, che mi ha aiutato e
dopo le prime pagine martirizzate, alla pagina 50 ho cominciato a andare avanti. E ritengo, perché dico questo, che ho imparato anche in progress, traducendo, e anche nel rapporto di libertà che ho avuto con gli editori. Questo è stato molto importante. La traduzione poi è stata importante per un'altra ragione, e mi emoziona a ricevere questo premio in questo luogo, perché io ho frequentato moltissimo le biblioteche, e a Parigi soprattutto le biblioteche storiche, e riconosco, amo il clima, il silenzio, l'atmosfera, la concentrazione, e perché il lavoro di traduzione è un lavoro di immersione, di ricerca della voce dell'autore, di feeling, di condivisione, che bisogna restituire. E nelle biblioteche c'era questa atmosfera favorevole. In alcuni periodi difficili della mia vita, il lavoro di traduzione, proprio per l'immersione, mi ha aiutato moltissimo, mi ha fatto compagnia, come la letteratura, la passione per la lettura, la letteratura, come dire, per il senso della vita, per imparare a vivere meglio. E, ecco, quindi grazie ancora. Certo, l'aspetto terapeutico della traduzione. Grazie professoressa Lombardi, grazie anche per questo tranche de vie che ci fa comprendere quanto sia splendido il lavoro di traduttore, quanto sia faticoso, quanto sia di riflessione, quanto sia di, come dire, quanto cuore ci si metta, quanta carne, quanto sangue, quanto sudore, quante lacrime ci si mettano, però i risultati sono splendidi e ci permettono di volare al di là dei confini geografici, da una parte all'altra del mondo, del nostro piccolo mondo chiuso da, ripeto, dai fiumi, dai laghi, dalla montagna. Grazie a voi traduttori, grazie alle case editrici che si impegnano in questo faticoso lavoro, noi riusciamo a sapere qualcosa dell'altra parte del mondo che non riusciamo a raggiungere con le nostre forze fisiche. I traduttori e le case editrici che premiamo oggi e che premiamo con i premi alle traduzioni si sono distinti per una attività tesa al raggiungimento della perfezione, lo sentivamo dalla professoressa Lombardi. I traduttori hanno tradotto, le case editrici hanno pubblicato, rispettando fortemente i testi e i caratteri delle pubblicazioni. Quindi grazie per questo lavoro. Premio maggiore alla casa editrice Interlinea Edizioni, una casa editrice italiana. Legge la motivazione il presidente della commissione, il professor Franco Buffoni. Interlinea Edizioni è una casa editrice indipendente fondata nel 1991, quindi quest'anno compie i 25 anni, ha compiuto i 25 anni di esistenza. Inoltre 25 anni di attività, si è specializzata in edizioni di saggistica, poesie e letteratura per l'infanzia, pubblicando oltre 1000 titoli suddivisi in 20 collane. Le opere tradotte sono oltre 300. Nella collana Lira spiccano opere del premio Nobel Seamus Heaney e di Tony Harrison, tradotte da Giovanni Greco, Hans Magnus Enzensberger, tradotto da Anna Maria Carpi, Titos Patrikios, tradotto da Caterina Papateo, e ancora Paul Valéry, Robert Browning, Juan Gelman, nonché il quaderno di traduzioni di un maestro della poesia italiana del Novecento, Luciano Erba, con versioni da Ponge, Reverti, Michaud, Neruda, Tongan.
l'accuratezza delle traduzioni e degli apparati critici, la congruità complessiva dei cataloghi, nonché la forte spinta culturale e civile che muove i promotori della casa editrice Interlinea, è ulteriormente presente nelle collane di saggistica Studi, con lo studio sulla poesia catalana del Medioevo di Giuseppe Sansone e Biblioteca di Autografo, con le non memorie di Yuri Lotman tradotte da Alessandro Niero. Interlinea è anche l'editore della rivista Autografo, redatta dal Centro Manoscritti dell'Università di Pavia, fondato da Maria Corti. La correttezza nel trattamento dei traduttori è un tratto fondamentale del modo di essere delle edizioni Interlinea, che vengono ripagate con l'estremo rigore dei traduttori stessi. Evidente anche nei volumi più recentemente editi e presentati a questo premio: Adonis, tradotto da Valentina Colombo, Alexandre Dumas, tradotto da Marina Vaggi, e Baikada, tradotto da Elena Chiti. E qui il direttore editoriale di Interlinea, il dottor Roberto Cicala, prego. In questa sede così prestigiosa, che parla di libri, che parla di cultura, che parla di passione, che parla di competenza, anche da parte di Interlinea, della mia casa editrice, non può che venire un senso profondo di gratitudine. Gratitudine alla Commissione, gratitudine al Ministero che promuove questo premio, ma soprattutto gratitudine anche a coloro che svolgono tutti i lavori che servono per fare cultura attraverso l'editoria. Naturalmente io sono grato e guardo negli occhi uno per uno i traduttori che credono in Interlinea, nella nostra casa editrice, ma in questo momento sento anche la necessità di guardare negli occhi tutti coloro che collaborano al lavoro di una casa editrice, e quindi tutta la filiera del libro, che va dall'autore al redattore fino al libraio, al bibliotecario, al lettore, perché il lavoro di un editore non è un lavoro solitario, è un lavoro profondamente d'équipe, è un laboratorio. È stato detto ieri alla presentazione della Fiera di Milano, era presente la dottoressa Passarelli, e proprio questo è emerso, e mi fa piacere che sia emerso anche dall'intervento del Ministero. Soltanto con l'unione di tutta l'imprenditoria, la professionalità privata e dei singoli, e anche la forza e la promozione delle istituzioni, può venire quella ricrescita della cultura attraverso l'editoria. Io credo profondamente in questo e mi fa piacere che il premio alla traduzione venga a Interlinea nel momento in cui festeggiamo i 25 anni e venga a significare qualcosa di molto preciso. Per me la traduzione rappresenta in qualche maniera quasi una metafora del nostro lavoro. Interlinea. Abbiamo scelto 25 anni fa questo nome a rappresentare quello spazio bianco che c'è tra le righe di un testo. Trasparente, forse inutile, però proviamo a tirar via questo spazio e le lettere vanno insieme, non si leggono più. Ecco, allora l'impegno di una casa editrice è lo stesso impegno di un traduttore, e cioè creare mediazione culturale e far sì che quei testi, cioè tutto il lavoro degli autori, passi ai lettori. È un impegno importante. Io credo che premi come questo possano aiutarci a credere sempre di più, perché il mercato, perché la distribuzione, perché il contesto ci fa passare ogni tanto la voglia, soprattutto quando si guardano i conti in banca e gli oneri passivi a fine anno. Ma dobbiamo crederci, siamo qui in questo luogo così bello perché ci crediamo. L'ultimo libro pubblicato e tradotto da Interlinea è di un poeta dissidente siriano, Faraj Barak Dar, pubblicato quest'autunno. Le prime copie sono arrivate con l'autore che è venuto in Italia a presentarlo nei giorni in cui al telegiornale facciano vedere le immagini della liberazione di Raqqa. In albergo con Bayraktar gli do le prime copie del libro e lui, commosso, mi apre il libro, mi segna una poesia
e mi dice che ha visto al TG1 nelle immagini che da una finestra veniva lasciato appeso un lenzuolo dove era scritto malamente un verso suo. Lui aveva fatto la prima rivoluzione, che era fallita, ma ha aiutato a fare la seconda, l'attuale. E mi fa leggere questo verso. Basta un uccello perché il cielo non cada. Ecco, questo ripaga sicuramente del lavoro nostro, degli editori, dei traduttori e di tutti coloro che fanno parte di questa filiera. Basta un libro ben tradotto perché la cultura non decada, anche grazie a premi come questo. Grazie. Grazie per aver fatto irrompere con la freschezza delle sue parole in questa atmosfera splendida, ovattata, i secoli ci guardano, serena, la violenza della guerra, la necessità della libertà e dell'autodeterminazione di tutti gli esseri umani. È un vento nelle sue parole che ci ha fatto capire quanto noi in questo paese oggi siamo fortunati e quanto invece non lo sono popoli e paesi che in questo momento si trovano in grandissime difficoltà per la guerra, per le privazioni, per le lotte anche intestine. E questo dobbiamo imparare ad apprezzare e grazie, come diceva lei, alla letteratura, alla poesia, cercare di distendere su questo mondo travagliato l'ala, il mantello della serenità e delle libertà. Una cosa ancora volevo dire di questa casa editrice, ho letto che un settore della casa editrice, come è stato detto, è stato dedicato alle storie dell'infanzia con la collana Le Rane, ma ho letto anche che questa particolare collana è stata stampata su carta ecologica ricavata, pensate un po', dalle alghe della laguna di Venezia e questo mi fa veramente molto piacere e sono felice di potervelo comunicare perché è una, come dire, un'ulteriore sfida che questa casa editrice ha accolto e credo ha vinto. Premio maggiore alla casa editrice spagnola Editorial Pretextos. Legge la motivazione del premio la professoressa Maria Cristina Assumma. Fondata a Valencia nel 1976, la casa editrice Editorial Pretextos vanta un ampio catalogo, oltre 1500 titoli, di narrativa, saggistica, in particolare di interesse filosofico, letterario e musicale, e poesia, che spazia dai classici ai classici contemporanei, sia nazionali sia stranieri, tra i quali Chekhov, García Lorca, Azorín, Pessoa, Baudelaire, Conrad e tra gli italiani Leopardi, Pascoli, Pirandello, Ungaretti, Pavese, Saba, Montale, Magris, eccetera. Ma la sua principale missione è il sostegno ai giovani talenti. Missione per la quale fin dalla sua fondazione collabora con vari premi, quali il Premio Internazional Emilio Prados e il Premio Arcipreste de Ita, entrambi per autori minori di 35 anni. Si tratta di una casa editrice pregevole, non solo per il progetto editoriale, ma anche per la cura delle edizioni, meritevole tra l'altro del Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial e del Premio della FIL de Guadalajara, rispettivamente del 1997 e del 2008. A questa edizione del premio la Editorial Pretextos propone tre traduzioni con testo a fronte incluse nella collana La Cruz del Sur dedicata alla poesia, e cioè Rimas di Michelangelo Buonarroti a cura di Manuel Santayana, corredata di un'introduzione e di una nota del traduttore, questa edizione riscatta opportunamente il Michelangelo poeta,
per lo più eclissato dal Michelangelo pittore e scultore. La seconda proposta è Eroes y otros poemas di Claudio Damiani, traduzione di Carmen Leonor Ferro. La terza proposta è un excursus panoramico lunga l'intera produzione di Giorgio Caproni, Poesia Escogida del 2012, traduzione di Juan Carlos Reche, anche autore del prologo, e di Juan Antonio Vernier. Prego i rappresentanti della casa editrice di volersi avvicinare al tavolo per la premiazione. Muy buenos días a todos. Estoy enormemente agradecido y tremendamente emocionado por el premio que se nos ha otorgado, por el reconocimiento que se nos ha otorgado, y además en este ámbito de la biblioteca, que a mí, como todas las bibliotecas, me parece el mejor y el más auténtico archivo de la memoria que puede haber en el mundo. Siento no poderme expresar en italiano. He venido en representación de mi compañero y amigo Manuel Borrás, pero he traído porque se ha brindado graciosamente a ello, Juan Carlos Reche, para que lea un texto que Manuel Borrás ha redactado para la ocasión en italiano. ¿Vale? Muchas gracias. Buongiorno. Leggerò il testo di Manuel Borrás. Non poter dire addio è terribile, anche se è ancora più terribile non aver imparato a ringraziare. Desidero quindi, prima di tutto, come mi hanno insegnato i miei predecessori, ringraziare. Vorrei ringraziarvi per questo premio che mi produce un'enorme emozione, viste le mie origini italiane. La famiglia di mio padre era infatti di discendenza piemontese. Sempre, credetemi, ho portato l'Italia nel mio cuore. Non sono mai stato estraneo alla sua cultura, alla sua gente, alla sua storia e ai suoi paesaggi. Una cultura con la quale, tra l'altro, noi spagnoli abbiamo contratto un debito d'amore. È vero che le nostre culture sono sempre state considerate sorelle, ma è anche vero che credendo di conoscerci a vicenda ci siamo spesso ignorati, purtroppo reciprocamente. Tutto sommato è giusto riconoscere, soprattutto essendo spagnolo, che l'equilibrio in questa ignoranza a doppio senso è più incline alla Spagna che all'Italia. Basti pensare alla quantità di egregi spagnolisti che dall'Ottocento in poi ha dato questo paese che ci accoglie, comparato con il numero molto esiguo di italianisti di origine spagnola. Quindi ogni sforzo che facciamo per avvicinarci è certamente poco. L'Italia ha pulsato in me da sempre per le mie origini e anche, insisto, per amore. E ha pulsato costantemente da quando ho conosciuto e mi sono innamorato dei suoi scrittori e dei suoi artisti. La lettura di Dante o Michelangelo Buonarroti, per esempio, sono la base insieme a quella di Leopardi, Manzoni, Cardarelli, Montale, Penna o Ungaretti, della mia educazione estetica, sentimentale e morale. E sono insieme a Garcilaso, Cervantes, Lope, Teresa de Jesús, Becker, Machado o Juan Ramón, il paesaggio della mia anima. A questa illustre lista devo aggiungere, in questo momento dei ringraziamenti e per correttezza poetica, un altro nome per me essenziale in quello che è stato il mio approfondire quel sentimento di amore verso l'Italia, quello del mio amico e maestro Ramón Gaya, che mi ha aiutato con il suo silenzioso però solido insegnamento a mettere ordine in questa ricca eredità, aprendomi gli occhi con amore
verità e saggezza sui voi, sui vostri grandi pittori e scultori. Nessuno come lui ha apprezzato così tanto questa città che, come ci ha fatto notare, accoglie letteralmente come una madre. A miei genitori, a lui e a tutti voi, miei compatrioti dell'anima, vi dobbiamo questo premio. Il libro più segreto è sempre quello che è più alla vista, ed è questo il libro che propizia il mirare nel fondo di noi stessi e termina dimostrandoci che non siamo poi così diversi l'uno dall'altro. E sarà in questo reciproco e amoroso riconoscimento dove troveremo quell'altro libro che parla di fronte al nostro proprio cuore, ci crea e ci unirà ancora di più, se possibile. Grazie ancora, grazie mille. Bene, abbiamo finito i premi, la concessione, l'attribuzione dei premi maggiori. Permettetemi però, prima di passare alla premiazione dei premi speciali, l'attribuzione dei premi speciali, di ringraziare innanzitutto il direttore della biblioteca, la dottoressa Cristiano che ci ospita, ma anche lo staff della direzione generale che ormai da molti anni organizza e cura nei minimi particolari sia la cerimonia che quella che voi vedete, quello che state assistendo oggi, che tutto il complesso e delicatissimo meccanismo dei premi nazionali. Innanzitutto il dottor Andrea Sabatini, valentissimo segretario della commissione, eccolo laggiù, che sovrintende con occhio di falco. Le mie bravissime funzionarie Daniela Laurenti e Fulvia Pepe ci ha lasciato, è andata in pensione e si gode la pensione con nostro grande dispiacere. Grazie per essere qui oggi, per essere venuta ad assisterci e come dire, ad accompagnarci per mano anche oggi. Anna Lucchino, la mia ombra, organizzatrice di eccezione, nonché titolare del progetto grafico dei manifesti e del volume di quest'anno. Non so se avete visto, abbiamo innovato, abbiamo un progetto grafico contemporaneo, grazie anche alla dottoressa Pazzarelli che ha, come dire, che lo ha scelto in mezzo a tantissimi altri parti di manoscritti antichi, di capilettera che sono di solito connotano la realtà delle nostre biblioteche. Quest'anno invece abbiamo fatto una cosa assolutamente contemporanea. Grazie direttore per averci appoggiato. E poi ancora a tutti i colleghi del mio servizio, del servizio patrimonio bibliografico e diritto d'autore, Laura Lanza che si è occupato delle immagini e ha fatto la cura editoriale, e ai colleghi del servizio che mi hanno accompagnato e che ringrazio per aver passato con me per l'organizzazione di questa giornata tante serate fino a tardi in ufficio, sopportando le mie, come vedi, i momenti di isteria, i miei attacchi isterici, le mie depressioni, le mie preoccupazioni. Grazie veramente dal profondo del cuore, perché avete fatto un lavoro che non è solo un lavoro amministrativo, ma è un lavoro, come dire, di alto profilo culturale. Grazie. Grazie anche ai colleghi Esposito e Vellella che invece si sono occupati, come vedete, di tutta la parte, come dire, informatica e digitale, e anche alla signora Loforte che è il cameraman del nostro ministero che sta riprendendo tutta questa cerimonia, quindi rimarrà traccia della cerimonia perché sarà tutto messo poi in podcast sul sito del nostro ministero. Se qualcuno di voi quindi ha nostalgia di rivedere qualche brano e qualche passaggio, come per esempio quello di poco fa, veramente commovente, dei colleghi della casa editrice Editorial Pretextos, può sicuramente andare a riguardarselo con calma in altra sede a casa. Bene, adesso passiamo ai premi speciali. Premio speciale a Valerio Nardone, traduttore. Nardoni, scusatemi, traduttore dalla lingua spagnola all'italiano. Consegna il premio la professoressa Maria Cristina Assumma.
Traduttore esperto, già di Lorca, Neruda, Savater, Crespo, Marias, tra i vari altri, Valerio Nardoni presenta la traduzione di due autori apicali della letteratura spagnola, rappresentativi dei suoi movimenti più floridi, il barocco e le avanguardie primo-novecentesche. Si tratta di Miguel de Cervantes e Pedro Salinas. Di Cervantes Nardoni traduce Storia di Lisandro per le edizioni Carta Canta di Forlì nel 2016. Si tratta di un'operazione editoriale inedita, l'estrapolazione di una storia intercalata in un testo di maggiore respiro, La Galatea, opera prima di Cervantes. L'interesse del testo proposto consiste nel fatto di affondare le sue radici nella novellistica italiana, in particolare nella storia dei due giovani innamorati di bande avverse che in quegli anni ispirava Romeo e Giulietta di Shakespeare. Di fronte alla traduzione di un classico tanto intoccabile quanto relegato al passato, Nardoni opta, con risultati meritevoli, per una traduzione consapevole della distanza, come dichiarato in un'opportuna nota del traduttore. Di Salinas Nardoni traduce in due volumi l'opera postuma Largo Lamento. Amore, Mondo in pericolo, Lungo Lamento per Passigli nel 2014 e Il corpo favoloso, Lungo Lamento sempre per Passigli 2015. Questa traduzione, dotata di un'ampia prefazione, colma una lacuna editoriale, dato che l'opera in questione non era mai uscita in lingua italiana. Lo stile concettista di Salinas presenta al traduttore vari nodi problematici che Nardoni scioglie per lo più con eleganza e padronanza. Allora, buongiorno a tutti, io sono visibilmente emozionato e ringrazio prima di tutto la Commissione che ha voluto concedermi questo riconoscimento così importante e le istituzioni che hanno così istituito appunto questo lavoro di cui sono onorato. Ero venuto con emozione ma anche con orgoglio qui dentro, ma appena ho visto questa sala è stata una grande lezione di umiltà, la parola che io associo più facilmente alla traduzione. Mi sono sentito minimale qua dentro. Col mondo della traduzione ho avuto un incontro fortunato che è iniziato molti anni fa, quando sono stato così incoraggiato da Mario Luzzi, in tempi assolutamente non sospetti, senza una riga di curriculum ad occuparmene, e facendo mie le parole dei traduttori importanti che mi hanno preceduto, dedico soltanto un ricordo a questa persona che mi ha lanciato e ad un'altra che mi ha seguito fin dove ha potuto e che proprio su questo libro si interrompe in un certo senso. Quindi solo due parole su un aspetto della traduzione che mi è particolarmente caro, che è quello della compromissione biografica con il testo che traduciamo. Questo è Largo Lamento, è il terzo volume di una trilogia amorosa di Pedro Salinas che dedica il primo volume a un incontro con questa donna amata, un secondo alla pienezza di questo rapporto ed un terzo alla fine di questo rapporto. Per questo motivo il libro rimane inedito e viene pubblicato postumo. Succede questo un po' spesso tra traduttori e autori, che c'è questa forma di, come dire, nell'amore per un compagno o per una compagna si definisce una relazione, nell'amicizia è un'altra tipologia della relazione umana, ma anche tra traduttore e autore c'è un rapporto particolare che va istituito con un nome e non so qual è. E qualcosa mi è successo, che questo volume è stato pubblicato in due tomi e, scusatemi, si rompe la voce ma voglio fare questo nome, il mio professore Gaetano Chiappini mi ha seguito in tutte le mie pubblicazioni fino al 2014, correggendo parola per parola ogni lavoro. Poi
è venuto a mancare, quindi in questo volume io ho l'ultimo libro tradotto con chi mi ha seguito e il primo tradotto senza di lui. È diventato biografica questa separazione che forse è diventata qualità della traduzione, ma senza dubbio io non avrei voluto neanche tradurlo. Con questo vi ringrazio. Consentitemi di fare un saluto, che ho visto che ci ha raggiunto la dottoressa Rummo Rossana, che insomma sicuramente tutti voi conoscete, che adesso riveste un prestigioso incarico istituzionale, quindi ringrazio di averci onorato della sua presenza. Grazie mille. Bene, noi come direzione generale non premiamo i traduttori solo nella veste di tecnici della lingua, ma in quanto si sono assunti il compito di volgere in lingua altra testi di grande complessità e bisognosi di una lettura contestualizzante. Il testo conclusivo deve raggiungere elevati livelli di scorrevolezza di lettura, di assoluto rispetto dei testi di partenza e nei casi di testi poetici, anche di intenso lirismo. In alcuni casi, come in quello di Valerio Nardoni, giova fortemente essere un apprezzato poeta. E la stessa valutazione è il caso di fare per il prossimo premiato. Premio speciale al professor Nicola Verderame, traduttore dalla lingua turca all'italiano. Legge la motivazione il professor Michele Bernardini, a cui chiedo di raggiungermi. Grazie. Nicola Verderame è un giovane traduttore con un curriculum che già include opere di particolare originalità in uno spettro significativo delle più recenti tendenze della letteratura turca contemporanea. Andrà in tal senso considerata l'opera di Turul Taniol, autore poliedrico a cavallo tra la civiltà occidentale e le tradizioni letterarie turche classica e moderna, che associate producono un risultato complesso e lontano da quegli esotismi di maniera che tanto impressionano i lettori occidentali, ma che sembrano non fornire appieno il quadro della letteratura contemporanea in Turchia. La resa delle poesie di Taniol costituisce dunque uno sforzo complesso che esprime a fondo alcuni degli aspetti principali di quel paese con le sue contraddizioni, il suo attaccamento alla tradizione e nel contempo l'occhio proteso verso il mondo esterno. Tradotte con il testo turco a fronte, le poesie di Taniol possono esprimere la rudezza dell'odierna vita istanbuliota e il lirismo della poesia amorosa tradizionale, la forza quasi barbarica dell'attaccamento alla natura, pregno di immagini quasi sciamaniche, l'attenzione per autori raffinati del passato più o meno recente, e si potrà in tal senso scorgere influenze di vario genere che confluiscono in un originalissimo ordito letterario. Solo un traduttore colto poteva rendere in italiano queste poesie con tanta vitale energia e restituire il potente messaggio lirico. Grazie a tutti. Sono davvero troppo emozionato da poter andare a braccio. Vorrei ringraziare le autorità presenti, il Ministero e i professori membri di questa prestigiosa commissione per questo riconoscimento che davvero mi emoziona molto. Ricevere il premio per la traduzione a 33 anni e non ancora professore, come è stato detto, è un motivo di orgoglio immenso e una grande responsabilità che sento sulle spalle. Quindi negli anni a venire, se tutto va bene, cercherò di continuare
nella mia attività di traduttore, di essere all'altezza di questo, di questa grande distinzione. Sono fortunato perché faccio parte di una generazione, appunto di un'equipe di giovani turcologi che anche attraverso il web si danno molto da fare per far conoscere la letteratura di un paese che troppo spesso viene confinato sulle prime pagine dei giornali e viene rappresentato in maniera a dir poco unidimensionale. E appunto da 4 anni in questo senso gestisco un blog che si occupa proprio di far conoscere la poesia turca e quindi in parte diciamo si affianca a questa pubblicazione. E un altro motivo di grande orgoglio è quello che è di ricevere questo premio 10 anni dopo quello che considero il mio maestro come traduttore dal turco, Giampiero Bellingeri, che è stato premiato nel 2008. Colgo l'occasione per condividere con i presenti due belle notizie. La prima è che quasi in procinto di essere pubblicata la versione turca delle poesie di Milo De Angelis, a cui ho collaborato, in attesa di iniziare un progetto con il traduttore turco Erkut Tokman di traduzione in turco dei canti orfici di Dino Campana. L'altra notizia riguarda la ormai l'imminente pubblicazione per Feltrinelli di una raccolta di racconti che si intitolerà Il maschio in noi e che è stata pubblicata in Turchia dal leader del partito HDP di opposizione, diciamo filo-curda, che da più di un anno si trova nel carcere di Edirne di massima sicurezza e che stranamente per essere un autore, cioè per essere un uomo di politica si occupa di violenza di genere in una maniera molto dolce e sono felice di, appunto, di averlo tradotto in italiano, quindi incrocio le dita per questa pubblicazione. Credo che sia la responsabilità di noi traduttori farci portavoce della ricchezza di etnie, di religioni e di orientamenti che contraddistingue la Turchia di oggi al di là di ogni semplificazione. Per chiudere vorrei ringraziare il mio editore Giuliano D'Adolfi, Margherita Macri, che è una delle migliori editori in circolazione e che ha dato una mano a questo libro, la mia scuola dottorale di Berlino, la Berlingrade School Muslim Cultures and Societies, che ha sempre chiuso un occhio rispetto alla mia attività di traduttore in Italia, dove porto avanti la mia ricerca dottorale in storia ottomana, quindi un altro ambito, ma sono sempre stati molto comprensivi. Detto questo, insomma, ringrazio tutti voi. Grazie. Bene, grazie a Nicola Verderame. Premio speciale alla professoressa Neva Miceva, traduttrice dalla lingua italiana alla lingua bulgara. La professoressa quest'oggi non ha potuto essere presente, quindi ritirerà il premio il professor Boris Kazamunski, segretario dell'ambasciatore della Repubblica di Bulgaria in Italia. Legge la motivazione la professoressa Claudia Scandura. Neva Miceva si è laureata in italianistica all'Università di Sofia e da 20 anni si dedica con successo alla diffusione della letteratura italiana in Bulgaria. All'attività di traduttrice affianca quella di giornalista e di book scouting e la direzione della collana da lei stessa ideata Racconti brevi per l'eternità per la casa editrice Genet 45. Traduttrice raffinata e versatile, privilegia la letteratura italiana del Novecento e le sue scelte rivelano un gusto sicuro e originale.
Proponendo al lettore bulgaro le sue impeccabili versioni delle opere di Calvino, Tabucchi, Ammaniti, Buzzati, Rovelli, Neva Miceva svolge un eccellente servizio di mediatrice culturale fra l'Italia e la Bulgaria. Le sue traduzioni si segnalano per rigore e accuratezza, in particolare quelle dei racconti Il Colombro di Dino Buzzati e Centuria di Giorgio Manganelli, da lei resi in bulgaro con bravura e sensibilità. La sua traduzione dell'importante libro di Primo Levi, Il sistema periodico, è riuscita ed efficace e colma una lacuna finora esistente nell'editoria bulgara. Prego, professore Kazanulski. Buongiorno a tutti. Un particolare saluto a nome dell'ambasciatore, ringrazio la commissione, ringrazio la direttrice della biblioteca, ringrazio tutte le autorità presenti. Sono molto orgoglioso di ricevere questo premio a nome di Neva, che è una mia amica personale, abbiamo studiato insieme all'università, proprio nello stesso gruppo, diciamo, che è stato guidato da grandissimi italianisti. Devo dire che la scuola l'italianistica in Bulgaria è veramente all'altezza. Dunque l'italiano si studia a fondo, si studia con un grande approfondimento, non solo a livello cronico ma anche a livello diacronico. Dunque io sono sicuro che Neva è felice che sia io a ricevere questo premio, perché siamo stati anche un po' rivali all'università, dunque mi sento un po' l'Adriano Meis della situazione, no? Per citare Pirandello. Dunque questo premio ci rende orgogliosi come paese, perché è un giusto riconoscimento a un paese che in questo momento sta guidando il Consiglio dell'Unione Europea, ma diciamo ancora più importante, l'anno prossimo ci sarà un ponte culturale tra l'Italia e la Bulgaria, che le nostre due città, Plovdiv e Matera, diventeranno capitali europee della cultura. Grazie. Quasi mai ci accorgiamo del traduttore se l'opera che stiamo leggendo è tradotta bene. E questo è l'orgoglio, ma anche la dannazione di un bravo traduttore. Fare giungere il messaggio dell'autore al di là delle epoche, senza tradire la tradizione culturale dell'autore e aiutando al contempo il lettore ad entrare nelle sfumature del pensiero di chi viene tradotto. E questo è il caso dei nostri amati scrittori del Novecento, Buzzati, Calvino, Ammaniti e Levi, che la professoressa Neva Miceva ha tradotto magistralmente in lingua bulgara. Quindi in absenza la ringraziamo per aver fatto questa campagna di italianizzazione in Bulgaria. Premio speciale alla casa editrice Gran Via, casa editrice italiana che pubblica in molte lingue, legge la motivazione il professor Franco Buffoni. Grazie. Fondata a Narni nel 2006, la casa editrice Gran Via pubblica esclusivamente letteratura straniera, con una esordiale vocazione ispanistica. Le prime collane rivolgono infatti il loro interesse alla narrativa contemporanea ispanoamericana e spagnola, quest'ultima in tutte le sue lingue, castigliano, catalano, basco, galego. Basti menzionare la pubblicazione nella collana M30 di Le 13 Rode dello spagnolo Jesús Ferrero per la traduzione di Attilio Castellucci, romanzo di denuncia che riscatta una toccante tragedia avvenuta nella Madrid del dopoguerra. Questa linea editoriale viene ereditata dalla collana Gran Via Original, che accoglie tra l'altro la pubblicazione per la traduzione di Maria Cristina Secci del testimone del messicano Juan Villoro,
giudicato da Goffredo Foffi uno dei migliori romanzi della letteratura latinoamericana degli anni 2000. Oppure, per la traduzione di Stefania Marinoni, il romanzo Mapocho della cilena Nonia Fernandez, considerata una delle scrittrici latinoamericane più interessanti della sua generazione. Una quarta collana dell'editrice Gran Via è Daedalus e coltiva il genere del racconto, ancora una volta attinto dalla letteratura latinoamericana, ove per tradizione conosce una particolare fioritura. Più recentemente, a partire dal 2011, il progetto editoriale di Gran Via amplia i suoi orizzonti linguistici e di genere con la fondazione della collana Altre Vie, estesa alla non-fiction novel, al memoir, al reportage di svariate aree linguistiche, inglese, australiana, austriaca, tedesca, francese, non perdendo mai di vista però la scelta di autori non omologati. Basti ricordare la traduzione, opera di Pamela Colonia, di Gioventù Dorata di Kate Campbell, che Harold Bloom considera una narrazione meravigliosa, leggibile come un romanzo di Balzac. La Gran Via presenta dunque, con chiari intenti culturali, testi ben tradotti da un ampio ventaglio di lingue, dimostrando vitalità e coraggio nell'attuale situazione editoriale. Buongiorno a tutti, io sarò breve. Inizio innanzitutto ringraziando il Ministero e la Commissione tutta per questo premio di cui sono veramente grata e onorata e anche molto emozionata, visibilmente emozionata. È un riconoscimento, io lo voglio immaginare, lo voglio pensare, che va alla tenacia e alla passione. Alla tenacia e alla passione dell'editore, alla tenacia e alla passione di chi in casa editrice lavora, dal grafico all'ufficio stampa che oggi mi ha accompagnata, passando ovviamente per la redazione e arrivando infine all'immensa, direi, tenacia e passione di quei grandi professionisti che sono i traduttori. In materia di traduzione va detto che Gran Via fin dall'inizio, fin dal momento in cui si è data un nome, ha fatto una precisa scelta molto particolare e peculiare, orientandosi quasi esclusivamente, direi, verso una precisa area geografica e linguistica. Quindi Gran Via è nata con una vocazione che permane ancora oggi, una vocazione direi anche unica e esclusiva, perché Gran Via pubblica, a volte con fatica, anche con sforzo indiscutibile, soltanto opere tradotte. In questi sei anni, durante i quali io ho avuto veramente il privilegio di dirigere Gran Via, non c'è stata un'occasione, in qualche modo una collaborazione avviata con tutti i nostri traduttori, una collaborazione che in sede di revisione, quando i testi sono particolarmente difficili, si sviluppa giornalmente per settimane, che possono diventare anche mesi. Ebbene, non c'è stata una collaborazione che non mi abbia aperto, direi addirittura spalancato, una finestra sul modo unico e personale che ogni traduttore ha di intendere la traduzione, l'arte del tradurre. Quindi questo premio, questo riconoscimento va ai traduttori presenti e passati di Gran Via, un riconoscimento questo che va sicuramente al catalogo della casa editrice, a quello che la casa editrice ha pubblicato finora, ma che noi di Gran Via vogliamo anche intendere e interpretare come uno stimolo, come un impegno e un incentivo a tutto quello che verrà pubblicato nei prossimi anni. Quindi grazie davvero. Bene, questa casa editrice si rivolge a lettori che apprezzano una narrativa elegante e ricercata, attenta alla letteratura latinoamericana e spagnola, lo abbiamo sentito, spagnola contemporanea, quest'ultima seguita in tutte le sue differenti lingue. Alla fine del 2011 si è rinnovata nella veste grafica con una collana dal nome Altre Vie, che propone narrativa contemporanea dai territori, dai nuovi territori, ma anche no fiction.
fiction novel, memoir, reportage, però sempre con una particolare attenzione agli autori meno omologati. Questo era l'ultimo dei premi speciali, quindi la cerimonia si avvia a conclusione. Volevo soltanto ricordare di attendere qualche minuto prima di andar via, perché adesso innanzitutto passo la parola al direttore generale, che vi saluta e vi darà un prossimo appuntamento alla prossima edizione, e quindi come dire, la prego di prendere la parola. Allora, siamo giunti quasi alla conclusione di questa cerimonia. In realtà, che dire, se una delle mission istituzionali del Ministero è quello di promuovere cultura, penso che oggi è stato assolutamente fatto. Quindi da parte mia, insomma, ritengo non ultroneo ringraziare ancora una volta, anche se già fatto all'inizio della cerimonia, il Presidente, la Commissione, tutti voi presenti, perché veramente tutti avete contribuito a rendere questa giornata una giornata importante per la cultura, e una giornata in cui sicuramente hanno vibrato le emozioni. Quindi diciamo che quello che ho notato, sia proprio in prima persona, sia insomma in tutte le persone che comunque ho viste presenti, ho visto le emozioni, le vere emozioni, e quindi questa voglia, questo desiderio, questa attitudine di portare avanti la cultura italiana in tutto il mondo, e sicuramente ritengo che questo insomma sia è un privilegio per tutti noi, cioè farlo rappresenta veramente un privilegio. Quindi sono assolutamente onorata chiaramente del ruolo che mi è stato comunque dato, e mi sento una privilegiata, perché se si riesce a fare il proprio lavoro anche in un settore che effettivamente poi è un settore diverso rispetto agli altri, perché è un settore di grande cultura, di grande competenza, di grandi emozioni, e quindi veramente grazie a tutti. Chiaramente il mio è un arrivederci, perché chiaramente ci sarà l'appuntamento l'anno prossimo, e forse ecco il miglior modo per concludere questa giornata bellissima è fare una colazione tutti insieme, che insomma adesso ci stanno preparando, e quindi vi invito a trattenervi per brindare tutti insieme. Grazie, grazie a tutti. Attimo, perché insomma veramente ritengo doveroso che chiaramente tutto ciò che è stato fatto oggi, e chiaramente lo devo alla competenza, alla passione, alla professionalità dimostrata da parte della direzione generale, da parte della biblioteca, da parte della dottoressa Terlizzi, da parte dello staff della biblioteca, che dimostra sempre appunto di lavorare non come mero compito, ma con grande passione, e quindi si impegna a prescindere insomma dalla mera prestazione lavorativa. Grazie.